Sì, Presidente, la ringrazio, anche meno come sempre. No, per rispondere al consigliere prima, chiaramente velocemente, nel senso che a me non mi pare che comunque nel centro storico, a Piazza Venezia o comunque a Piazza di Spagna ci siano dei punti ristoro, dei punti ombra per i cavalli. Insomma, questo mi è nuova questo concetto, ecco, come dire, di salvaguardia degli animali in mezzo comunque a un contesto urbano dove comunque d'estate, insomma, dove c'è il sole cocente, devono rimanere sotto al sole. Abbiamo visto, insomma, tante volte immagini, comunque ripetutamente, di animali chiaramente, diciamo, in sofferenza, insomma. Perciò, come dire, nel centro storico va bene, come se esistessero dei punti di ristoro, nelle ville storiche dove comunque c'è ossigeno, ci sono alberi, sicuramente c'è più ombra, non dovrebbe andare bene, ma lì servirebbero invece dei punti di ristoro. Mi sembra veramente un controsenso, Presidente, cioè qua siamo veramente oramai, non lo so, all'assurdo. Perciò io dico al consigliere primo che comunque, diciamo, politicamente su questo non abbiamo delle convergenze. Su altri punti sì, però insomma, ecco, cioè, mi sembra veramente di andare proprio sull'assurdo. Sui percorsi invece sono stati comunicati comunque all'interno delle commissioni preposte, commissioni ambiente, che comunque possono essere poi riconvocate dopo l'approvazione di questo regolamento, proprio per cercare, insomma, ecco, di individuare eventualmente altri percorsi. Percorsi che sono stati già individuati, perciò è tutto a verbale, ci sono anche comunicati stampa, perciò anche a mezzo stampa, insomma, è stato riportato più volte quelli che sono i percorsi, percorsi comunque nobili, sia dal punto di vista turistico, storico, architettonico, insomma, più che risaputi, e chiaramente, diciamo, con una pavimentazione idonea, perché, insomma, cioè, parliamo delle ville storiche come se i percorsi siano sconnessi, ma parliamo, ecco, che su strada invece chiaramente sicuramente non fa, come dire, non giova chiaramente all'animale, insomma. Perciò se una delibera di giunta è già pronta, ecco, dovrebbe essere un fattore positivo di grande attività amministrativa, politica, più che altro invece un punto di demerito. Perciò, ecco, su questo non mi trovo d'accordo col consigliere appunto De Priamo. Io esprimo parere contrario in nome del Movimento 5 Stelle. Grazie, Presidente.